I get those goosebumps every day. Ok ragazzi, 30 secondi e si parte di slancio. Benvenuti ragazzi, un salutone da Willy77, grazie della pazienza, poi ciupa ciupa, poi ciupa ciupa, ciupa ciupa ragazzi, ok, adesso siamo pronti per partire, ci lanciamo subito. Ok, va bene. Grazie, Icari. Ciao, ciao. Ciao a tutti. No, scusate. Un errore di sistema. Devo riavviare un secondo il launcher, scusate. Ce la possiamo fare, ragazzi? Evidentemente da queste parti non tira una gran bell'aria, intanto vi faccio compagnia io, vi faccio mentre si riavvia sto gioco impazzito, che andava tutto bene, tutto punto, cioè, tutto punto mi dice che il launcher non è a posto. Vabbè ragazzi, la tecnologia. Averla bene, fidarsi bene e non fidarsi meglio, non lo so cosa ho detto, va bene lo stesso ragazzi. Sono impazzito questa sera. No, sta vincendo la Juventus, sta vincendo i Gobbi, stanno vincendo, dai non mi fate parlare di calcio, su ragazzi, che non, io sono una volta ero, adesso devo dirlo, dopo me ne direte quanto un cane sicuramente, una volta ero simpatizzante Inter, ero, ma lo ero così per, così per pro forma, mettiamola così, poi ero più piccolo, poi crescendo mi sono appassionato ad altro, ai motori, il calcio sinceramente proprio non mi interessava, anche se molti dei miei compagni lo prediligevano. Ok ragazzi, ci siamo, dovrebbe essere la volta buona, partiamo col Match King, partiamo e ci siamo. Gnagna, siete di patacca. Ok, siamo partiti, siamo usciti dalla lobby e andiamo in sala d'attesa, io la chiamo la sala d'attesa, qui il suo vero nome sinceramente non lo conosco. Ciupa ciupa ragazzi, ciupa, così finito nell'attesa, guarda che roba, adesso penso che vuole un altro. Ok, cuffie, ok. Dove ci lanciamo? Lanciati! Ci allontaniamo il più possibile dalle zone di battaglia, perché la voglio fare franca! Almeno ci voglio provare, ragazzi.
diciamo quasi, eh? Oh, cosa ho visto? Là un po' di funghetti. Non ci dovrebbe essere nessuno qua, eh? Di scudo. Grazie Icari della precisazione. Lontananza, sento degli spari. Ancora non ho preso una cippa di fucile. Non è il fucile che volevo, ma meglio di niente. Ci hai messo con la mappa? Siamo al centro, ok, dai. Guardiamo che non ci sia nessuno in giro. Bagnetto, che siamo sporchi. Un mese che non mi lavo. Non io, eh. Il gioco, il giocatore. Lasciamo capirci. Fucile che volevo io. Io. Stavo andando verso questa abitazione, sempre se non è stata già saccheggiata. Non mi piace mai questa tutta questa tranquillità. Wow, a vaffanbagno, mi è venuto un colpo, mi è venuto, era un bot. Andato questo figlio di un bot? C'è qua di sotto. Stai a vedere chi viene di sotto, eh. Ah, si sta curando. Questo ha già preso le botte. Va via, sta qua. Cosa fa sto micio micio bau bau.
da bunker. Uno. Fucile calato. Ah, fregato. Ok, no, veramente non stava bevendo la pozione magica. Sì, stava anche bevendo la pozione magica, però uno non si è accorto di me, due mi ha lanciato una granata, ma ha fatto in tempo a ucciderlo e a scappare. Cosa c'è qua? C'è il mondo. Faceva il giro magico? Ah, ok. Allora, ricarichiamo perché parato, poi dopo mi ritrovo con l'arma mezza scarica, anche no, eh. Quello lì, quello che ho buttato io. Questo pompa qui può fare il caso nostro. Due granate anche. Ho il cecchino d'oro. Ok, io di qui posso anche... andare via. Sono pieno di vita, sono pieno resto. Chi si stava? No, non è che si è preparato, l'ho proprio lanciato Ikari. Come ho detto, fortunatamente era un abbo, era, come dicono in gergo, un po' come me poi. Faccio il botte CCC. Non so neanche io se tenere le granate o prendermi un medikit. Appunto, facciamo così, prendo medikit che è meglio. Quel pompa lì non mi interessa, qua ci sono munizioni, no? Le munizioni non fanno mai male. Ma che cavolo fanno luce questi? Safe. Si scannano fra di loro.
Siamo rimasti in 21. Del bagnetto, che siamo sporchi. Senza sapone non è il massimo, ma dai, va bene lo stesso, dai. Che ho tante munizioni, eh. Direi che questa casetta qua, finché non si sistema il tutto, sempre se non è corredata di persone. Facciamo finta che non siano le paste, sto cavolo di Spider-Man. C'è qua, cucù. Ah, non so dove sono tutti, ma intanto tre li abbiamo fatti secchi. No, ma comunque siamo rimasti in 10, eh. Guarda sempre la mappa in alto a destra, dove di fianco all'omino, la prima è il tempo che rimane fra un'ondata e l'altra, e l'altra sono le persone che non siamo rimaste. Adesso siamo rimasti in 9. Adesso bisogna vedere quando finisce, fra 10 secondi si stringe l'ondata, si blocca e vediamo dove si stringe la prossima safe zone. Ecco, ci sono ancora dentro, fortunatamente, io per il momento rimango qua. Ho qualcuno sotto di me. Si scannino fra di loro. Passato.
che così mi ha visto. Speriamo che non abbia le bombe incendiarie. Adesso vediamo dove va a finire la prossima safe zone. No, mi ha beccato in pieno, che peccato. L'ho provato, ragazzi, sto più bravo lui. Ciao, guerriera. Buonasera, guerriera. Grazie di essere passata. C'ero quasi, c'ero. Prepariamo per un'altra magica sfida. Guerriera, te la senti di fare una doppia? Ciao, eh. O per stasera non fai più nulla. Ok, tranquilla, io ho approfittato, l'ho visto qua, l'ho buttata lì, l'ho buttata. Comunque grazie ancora di essere passata. Mi raccomando a tutti quelli che sono in ascolto, mi raccomando, mettete pure un follow a Guerriera perché anche lei è una gamer. Solitamente porta Fortnite. Ok. Ci prepariamo per un'altra magica traversata. Ok, Ciupa Ciupa lo posso anche eliminare, tanto ormai l'ho terminato. Ok, ci lanciamo. Vediamo un po' dove poter andare a atterrare. Guarda quanti pellegrini che ci sono in giro, eh? Ce ne sono veramente tanti. Molto in qua, vediamo la mappa ancora, vabbè, presto.
se no andiamo sempre nei soliti posti, andiamo. Beh, ci provi, voglio dire, ognuno di noi, guerriere, era diciamo poco o addirittura niente, parlo nel mio caso, quindi alla fine della giostra si cresce piano piano. Ovvio, non si diventa né giocatori, né gamer, né streamer da un momento all'altro, insomma, ecco, dai. Niente, dai, dai, troveremo un'occasione. Io solitamente durante il giorno faccio fatica perché comunque lavoro e quando torno a casa ho anche altre cose da fare, quindi come diceva quello che te lo dico fare, quindi in buona sostanza devo... cavolo, l'ho messo sopra il tetto? Devo fare altre cose, quindi appena posso faccio le mie stream, anche perché non sono da solo a streamare. Siamo in due, io e la mia compagna, quindi dobbiamo comunque alternarci per una serie di motivi, insomma, che non ti sto adesso a citare, quindi ci proviamo. Ma dove cavolo l'ho messo? Sto messo sul tetto? Ma cavolo è? Sto forziere. Beh, intanto se rimane un po' con noi mi fa piacere. Distrugge il nascondiglio una volta si distruggevano. Ok, qua non c'è niente di buono. Vediamo un po'. Sono lontano da bestie, sono 1 minuto e 14. Uffa lì. Metto anche il materiale. Fatto male i miei calcoli. Devo fare il giro della mela. Ok, il giro della mela l'abbiamo fatto. Solo ragazzi, arrivo subito, mi assento solo un secondo. Arrivo, eh.
Eccomi che sono tornato. Ormai mi sono fregato, sono dovuto scappare un attimo via. Non credo più di farcela. Non c'era neanche un mezzo. Credo di farcela, di trovare anche qualcosa qui nelle vicinanze. Niente, facciamo di questo. Ho rilevato attività sismica insolita. Forse l'isola ha lo stomaco agitato dopo aver fatto ginnastica. O forse qualcosa di peggio. Reiniziamo. Mi sono dovuto sentare un secondo, scusatemi, ragazzi. Avete ragione, avete. Riparte, dai, anche perché era partita male, ero andato troppo lontano dove non c'era nulla, non c'era, e lì è stato il mio errore più grande, è stato. Allora, solitamente quando inizia una partita prediligo non andare, voglio dire, dove ci sono tutti. So che non è il massimo, lo dico sempre, sarò logorroico, tutto quello che volete, però cerco di non andare dove c'è troppa confusione, dove si azzuffano subito i più forti, e lì c'è il rischio grosso di finirla subito. Per cuore io nel corpo a corpo non sono bravo. Ovvio, se non mi cimento mai, non mi, come si suol dire, non mi esercito di conseguenza, non migliorerò. Però per il momento opto questa tattica. Lascio scannare gli altri e poi dopo mi batto con quelli che rimangono. E tecnicamente, o per fortuna o per bravura, solitamente comunque rimangono i più forti, rimangono. Però preferisco giocarmela così, anche perché il 90% delle volte, se vado giù dove ci sono gli altri, mi ammazzano subito. Vai tranquillo che mi secca subito. Prima o poi troverò il coraggio di fare anche quello, però devo riprenderci un po' la mano, perché tanto che non ci giocavo più e sinceramente non è che abbia preso proprio troppo di petto Fortnite, quindi ho cercato in prevalenza, voglio dire, sì, di giocarci, ma non è che ci passavo, voglio dire, tutte le mie ore, quindi non sono mai stato un super a Fortnite, quindi faccio, diciamo, del mio meglio. Il piccone di San, hai perso il piccone di San Valentino. Cavolo, stai di. Non ti sto seguendo, guerriera. Probabilmente mi sono perso qualcosa, ma stai parlando di questa mano, di questa partita, o stai parlando di quella precedente? Piccone di San Valentino. Non ti continuo a seguire, scusami, perdona la mia ignoranza. Cosa ridi te, Icari? Perché sei buffo, eh? No, c'è già qualcuno fra le scatole? Vince, almeno così dicono, già che mi faccio questo mezzo scudo. Poi mi spiegherai che cosa,
cos'è il piccone di San Valentino, non lo so, un piccone speciale? Perdona la mia ignoranza, se spiegamelo, perché così facciamo prima. No, non è il fucile che mi interessa le granate, quel fucile lì lo so. Cavolo, che fai? Ti pianti contro una moto? Qua non c'è nulla. Di split play lo facciamo adesso, questo è il fucile che prediligo invece, bellissimo MK7, ok, non mi ricordavo neanche più come si chiamava, e pensa un po' che storia. Uffa, chi è che rompe le scatole? Guarda sto figlio! Dai! Fortuna che sono peggio di me, ha rotto le balle ste porte, eh! Un po' meglio del mio, no? Facciamo questa intanto. Pistoletta non era male, comunque, tutto sommato. Non lo so, me la tengo la pistoletta. Granate. Non lo so. Ho trovato bene con la pistoletta. Che comunque sia lenta, però nel contesto sono io che non sono preciso, lei invece lo è. Un grazie a tutti i presenti, vedo che stiamo aumentando di numero, sono molto felice e un benvenuto ancora caloroso da Willy77 al canale. Ciao ragazzi, cerco di rimanere concentrato, perché sennò qui a finire che mi deconcentro, non vorrei fare la fine che ho fatto prima. Non è il massimo proprio bere bersi uno scudo qua, però è meglio farlo. Allora qua abbiamo qualcos'altro, andiamo a vedere un attimino. Che cavolo, tutte le volte mi pianto contro ste rocce. Allora qua no, certo, queste cose qua ce le ho già. No, questa non mi serve, proiettili sì, però. Allora io ero andato di sopra, ma non ho fatto in tempo a fare quello che dovevo, perché mi sono venuti subito a rompere le uova nel paniere. Avevo un po' di portieri da aprire, tant'è vero che ok, così adesso abbiamo completato la nostra magica opera. Ma però io volevo due cecchini. E vediamo come si è messi con l'andata. Siamo al centro, finisce di stringersi adesso, via,
Andiamo in safe subito, non ci facciamo mangiare dalle mosche, non posso dire il resto perché non si può. No, beh, certo, cecchino sì, no, però no, è perché ne avevo due. Non so se avevi visto, ne avevo preso anche uno verde quando avevo già il blu, che è, diciamo, superiore come cecchino. Quindi mi sono ho rigettato quello, mi sono ripreso la pistoletta con cui non mi ricordavo neanche più, ma ci si trova, diciamo, bene. Qui abbiamo il blu. No. Non è il blu, non è MK, l'altro. Qua non c'è niente di interessante. Qua però un po' di munizioni, lo scudino. Questo invece, ah no, è sempre il solito, sempre il comune. Non ho un cavolo di materiale, ne ho veramente poco, non basta mai, non basta. Se no non faccio i munizioni. C'è una cassa. Però mi tocca abbandonare la pistoletta. Mezzo scudo, mi tocca tenerlo. Piace, buttare giù la porta. Ah, yes! E ricarichiamo. No, c'è uno Spider-Man di quartiere. Dov'è? Dove sei? Siamo rimasti in 18. Oh, è ancora qua in giro con rompiscatole? Sta cercando. Dai, vedere che vien qui sotto, eh. Io devo andare dall'altra parte. Ho anche poche munizioni. C'è già passato qualcun altro. Sta buon che non era veloce. Grazie.
Dove sei? Dove sei? Sei qua sopra, eh? Vediamo cosa ha lasciato di buono, sempre che non ci sia qualcuno che mi... Niente troppo di buono. Lo scontro finale debba farlo qua. Sicuramente si sarà già accampato qualcuno. Grazie, Icari. Peccato. Ciao Ita, buona serata. Sono un po' preso. Lasciate se la cavino fra di loro. Wow! So che non è la mossa migliore questa. Proprio voglia di farmi ammazzare, ma non so perché, ma questi sono forti.
Vittoria reale, ragazzi! Ucciso! Is magic! Wow! 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 Ce l'ho fatta! Non ci credevo neanche io, ce l'ho fatta! Ciao Ita, buonasera! E questa volta ce l'abbiamo fatta. Ciao BX, BSX Antonella 12, buonasera, grazie di essere passata. Wow, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ci prepariamo per una nuova gara. C'è qualcuno di voi ha voglia di fare una doppia? Sono qua, gioco volentieri in doppia. Ok, ci prepariamo per una nuova. Al limite, se qualcuno di voi avesse voglia di giocare assieme a me, esco, torno in lobby e ci prepariamo. Grazie Icari. Sto migliorando, però come ho detto il corpo, scusate, ogni tanto mi si intreccia la lingua. Sono anche un po' emozionato a dirla tutta, perché quando faccio una vittoria reale, siccome non capita tutti i giorni, mi emoziono sempre, mi faccio prendere un po'. Sì, certo, Ica, ti faccio sapere adesso. Non mi manca molto. Il passo dovrebbe essere breve, almeno me lo auguro. Ok, ci lanciamo. Non sono mai andato qua nel faro. Qua c'è qualcuno che fa l'attendista qua sopra. Ma non c'è nulla di buono? Un po' viola, ragazzi. Ok, mi capitava un po' viola. Oh. Quanto cavolo sono lunghe ste scale. Gira la testa. Vedete che adesso mi aspetta qualcuno, ecco di sotto. No, ma vai tranquillo, Ita, non è che sei obbligato, io l'ho fatto perché è sempre un piacere quando si può, tranquillo. Se vorrai abbonarti quando sarà il momento, appena si potrà, appena raggiungo l'obiettivo, ti ringrazio del pensiero. Andiamo nel camper, non mi piace stare così allo scoperto. Sono due scudini, fuori c'è rimasto qualcosa per
Raddopparsi? No. Io dico dopparsi, ma non è un dopparsi. Qua. Facciamo questo, se facciamo. Facciamo questo. Teniamo gli splash. Ok. Un cavolo di materiale. Wow, anche la fontana. Vabbè, porto il pudine, ovvio. No, il cecchino. Vabbè, dai. C'è qualcuno? No, sto solo sparando. E l'oro, lo sapete, in questo divano serve l'oro. Come questa storia che nascondono l'oro dentro i divani, me lo devono spiegare, eh? Ok, andiamo via di qua perché non mi... Che cavolo, la tempesta? Tempesta? Io però ero dentro del cerchio. No, sono i botti CCC, che cazzo sto sparando? No, si stanno ammazzando fra di loro, io non voglio farne parte. Perché no? L'altra volta per colpo loro sono rimasto seccato. Sei un assiduo frequentatore di alcuni canali, molto probabilmente. Di lanciare sti fulmini. Allora adesso vado più forte. Neanche avessi mangiato più peperoncino. Vedo che faccio solo andare più forti i fulmini. Questa è nuova. Beh, probabilmente sei un buon spettatore. Per quel che ho visto io lo sei, insomma, ecco. Sembri corretto, a modo. Non parli, non dici parolacce, anche perché ultimamente non voglio farla lunga, non voglio fare il bacchettone, qualche volta mi scappa anche a me, eh. Però ci sono sia gli streamer, sia gli spettatori che molte volte sono un po', come che si dice, un po' poco, io direi, sono un po' scurriti, sono. E a volte si comportano anche male, si comportano, quindi niente da dire. È capitato a me, è capitato ad altri e non sarà la prima né l'ultima purtroppo di persone. È capitato anche alla guerriera, è capitato. E l'abbiamo bannato tutte e due, l'abbiamo. Così ha cominciato a essere offensivo solo perché non ha ottenuto quello che voleva. E qui la chiudiamo. Ritorniamo al gioco, ritorniamo. E comunque in definitiva evidentemente te li meriti se te li danno gli abbonamenti.
Antonella, cosa mi racconti di bello? Allora, rimango altri 30 minuti che sto morendo. Che canali oggi ero moderatore? Ti posso capire, anch'io sono moderatore di alcuni canali, pochi. Purtroppo non riesco sempre a partecipare, molte volte sono in concomitanza, quindi diventa tutto molto più difficile. Ti posso capire. Ci rimani, mi fa piacere. Ovvio. Deve piacere che discorsi. Ti ringrazio se apprezzi le mie live. Dobbiamo ancora migliorare, ci dobbiamo ancora, come che si dice, ci dobbiamo ancora cavare via, ci dobbiamo sgrezzare. Non siamo ancora al top, non siamo. Andiamo quest'altro, però, che mi sembra meglio. Però non ci increstiamo subito di H mattonella. Perché le mattonelle, dovete sapere che sono molto bianche. Le mattonelle non servono solo ai pavimenti, alle cucine, ai bagni. A volte si dimostrano anche vigliacche. Vuol dire, che cosa stai dicendo? Sono loro. Possono diventare pericolose. Ok. Stiamo facendo un po' di rallycross in Fortnite. Mamma mia, visto che ci sia una pendenza molto forte, però così. Vediamo un po' come ci siamo messi. Siamo al centro della mappa. Andiamo a fare un giro qua. Andiamo. Parcheggiamo. La Marianna, sei canale dove sei moderatore. Bisogna che inizi a farti pagare. Poi ho fatto la battuta. No, c'è già qualcuno qua. Ah, che paste. Cominciamo, eh. Stai a vedere che vieni qua, eh. Munizioni, siamo a posto, da che parte va? Non volevo farmi sentire. È andato via, si è fermato, mi sta aspettando. Siamo rimasti in 17, siamo rimasti, ragazzi. Sì, vai tranquillo, le ultime parole famose, Icari. Curano le ultime parole di chi non se la cavò.
Allora, quello non mi serve. Ok, nuovo livello. Tutte le volte che entro a nuovo livello mi viene un accidente, mi viene. Oh, lo Spider-Man. Io quanto li odio! Dalla mia dashboard ha problemi perché mi scende il numero di spettatori media e ne avevo 7. Allora, il discorso della media di spettatori ITA è un problema, vi spiego, perché comunque sia la media di spettatori è stimata su 30 giorni o su 28, vabbè, comunque sia, anche se fosse solo di 28 giorni. Ammettiamo che riesci ad avere delle serie positive e riesci a ottenere una buona media spettatori, se per qualche motivo ne fai anche una o due che la media spettatori è bassa, è sotto il 3, tipo è a 2,1, 2,2, 2,5, ti va a peggiorare la media, ti va a peggiorare. Io purtroppo ho fatto delle ultime serate, ho streamato tardi, ho avuto pochi spettatori, ho fatto delle medie bassissime e purtroppo mi hanno portato giù, mi hanno portato la media, quindi mi sono dovuto rimboccare le maniche. Forse stasera è la volta buona che passo di là, però non vorrei mettere la mano sul fuoco, perché tutte le volte che dico qualcosa poi dopo si avvera il contrario. Se non è stasera è la prossima. L'importante è non fare delle serie negative, e se vengono delle serie negative purtroppo rimane quello il problema, che ti va a peggiorare la media di spettatori. Sembra una stupidaggine, ma è difficilissimo. O hai tanti spettatori, o se no diventa un problema. Ok, concentriamoci. Abbiamo lasciato scannare un po' gli altri. C'è ancora sto Spider-Man delle mie cuffole, che io odio perché si imboscano. Io però devo uscire, non posso continuare a rimanere qua. Mi devo dare una svegliata. Ho lasciato delle munizioni per il pompa. Wow. Ma no, guardate dove si è imboscato lui là. Dai. Dai che lo secco. Questo maledetto. Vabbè, pure a morire.
dentro sto pompa. Dove diavolo è? Dove sono più che altro? Perché ce n'è più di uno. Quell'unicorno maledetto. Ti hanno secchiato. Dove siete? Dove cavolo? Vittoria reale! E due ragazzi! You win! Grazie Splufete! Ragazzi, io stasera non ho parole. Probabilmente siete voi che mi date forza e niente, dai. È andata bene anche questa, è andata molto bene. Non è facile, Ita, comunque, tenere la media. Io è un po' che ci sto, diciamo, fra virgolette, tirando un pochettino, scusate, non si dovrebbe, ma in privato qualche stecca mi viene, perché poi dopo quando fai quelle serate come dei spettatori un po' deludenti ti tirano giù la media. Allora, se vuoi riuscire ad arrivare all'obiettivo, devi almeno streamare tutti i giorni e poi devi riuscire a fare, devi streamare un mese consecutivo, farlo tutti i giorni e riuscire ad avere una media di spettatori buona. Ok, abbiamo vinto anche questa, ci riproviamo di nuovo, non c'è due, senza tre.
Beh, dopo Ita, niente, niente di che, figurati, per così poco mandare un suo non costa nulla. Il concetto è, Ita, riuscire a fare la media spettatori. È inutile che fai 20 dirette in 10 giorni, ma queste 20 dirette sono tutte basse come media spettatori. L'obiettivo non lo raggiungerai mai. Se vuoi raggiungere l'obiettivo, devi avere almeno 3 spettatori costanti per tutta la live. E non è, fidati che non è facile all'inizio, perché comunque sia, non sono tantissime le persone che ti seguono, e poi la tua live deve essere interessante, i giochi che porti devono essere interessanti, devono esserci gli orari giusti. Non è facile per niente, ti capisco. Ok, riproviamo ad andare dove eravamo, dove mi ha fregato in precedenza quando mi stava seguendo la nostra cara amica guerriera. Mi raccomando ragazzi, andate anche da Ita2165 che sta arrivando anche lui al suo magico obiettivo ed è un bravissimo streamer. Buonanotte. Ok, qua sopra non c'è più nulla. Queste però non le lasciamo qua, che possono sempre venire buone. Non c'è nulla questa volta qua dentro. Fuoco, ma sono un pirla. Sono andato vicino alla fiaccola. Guarda te che roba. Sono andato a farmi del male da solo. Non è possibile. Allora io lascio anche lo aspetto io delle bende, però per non saper leggere e scrivere me le prendo, eh. Sento l'aria del forziere, dove diavolo è nascosto? Vediamo un po' come si è messi con l'ondata. Tra un po' mi tocca darmi una mossa, se no faccio la fine del topolino. Perché l'ondata è radioattiva, come sappiamo tutti. Ma dov'è che è questo? Dov'è che è sto portiere? Ma qua non sono andato? Ah, vedi che era qua? Pazienza, ha preso lo scudino nel momento sbagliato. Prima ragazzi, sono sincero, quando sono arrivato stavo combattendo per e ci sono riuscito. Avevo un po' il cuore in gola, c'avevo. Allora, io però qua ho visto, allora, a parte che le granate qua, ho visto che c'erano le fenditure portali per poter lanciarci. Allora, raccogliamo. Wow, quello blu? Quello blu, ragazzi. Ok, andiamo verso la fenditura. E così andiamo un po' più veloci. Ita, vi riconosce
Si riconosce Ho perché rilevato attività vedono sismica insolita. l'indirizzo IP, vedono. Forse l'isola ha lo stomaco agitato dopo aver fatto ginnastica. O forse qualcosa di peggio. Ti dispiacerebbe scalare quelle montagne pericolosissime? Dovresti controllarmi i sismografi. Ok, il razzo ha fallito di nuovo. A meno che non siano L'algoritmo di tre navigazione dispositivi, opera tre via, quindi account non è un diversi. problema di progetto. Non guardare me. L'ordine immaginario ci ha sabotati. E vorrei sapere come. Smonta la loro tecnologia e portami i pezzi. Troverò una soluzione. Sono intelligentissimo. Vedi che c'erano the check-ins. Facciamo lo scudino. Facciamo questo. Prendiamo il cecchino. Mettiamo il cecchino qua al suo posto. Non so neanche io se tenere quell'Uzi. Vedere? C'è il mirino? No, sì, boh. Boh, lo teniamo, dai. Tanto lo scudino adesso come adesso non ce ne faccio niente. Dobbiamo andare adesso, però, perché sennò l'ondata ci sta arrivando alle calcagne. Vediamo un po'. Tranquilla qua la zona. Dovresti. Ah, quanto l'odio l'ondata. Dopo poi non ci si incontrerebbe mai, non ci si scontrerebbe mai, non finirebbero più le partite se non ci fosse l'ondata. Giustamente loro l'hanno studiata proprio bene, eh? Perché loro non sono mica dei pistola, uè. Allora, un pompa. Via, fuga, siamo al limite, molto al limite. Ecco. Mi pareva strano. Chi è che rompe le scatole? Era uno che è rimasto nell'ondata e deve rompere le scatole per tutti i costi. Un tanto l'abbiamo seccato, l'altro non ci sono riuscito, è stato impreciso, muoio di continuo. Vediamo cosa c'è qua. Ci allontaniamo. Ciao Poma, buonasera, benvenuto ragazzo. Ciao Poma, ciao.
girarci intorno, però. Se no mi vado a infognare. Ci sono anche i lupi. Lupi che saltano via. Grazie Icari di aver lanciato il show. Sempre molto pronto. E allora. Ah, c'è un nemico, ma non ho mica voglia adesso di sbattermi. Dell'isola. Un po'. Perché ci sta stringendo l'ondata. È stato un massacro, eh? Speriamo non ci sia nessuno qua. Incastri Mr. Banana, ciao Mr. Banana, cecchino ce l'ho. Niente di che, non ti preoccupare Lady, è un piacere. Oh, ma ci sei ancora, ci sei, io sono già fuggito. Thank you.
cane. Ci mette male, ragazzi, molto male. Dai, datti una moscia. Mette male. Dai, vaffanbagno. Una volta mi ha fregato di brutto. Che vico, stavolta è andata così, dai, è stato più bravo questo, dai. Me la sono giocata male. Me la sono giocata molto, ma molto, ma molto, ma molto male. Guarda la roba che ha lasciato. Ha lasciato un botto di roba, ragazzi. Intanto che parte la prossima partita, ragazzi, mi assento 2 secondi, ma stavolta non mi faccio fregare dall'ondata. E vado a... bermi un goccio d'acqua subito, ragazzi. Eccoci qui, ragazzi, di nuovo. Grazie della pazienza. Stiamo splanando. Mi ci ho preso una chicca anche, una caramellina, perché mi ci vuole. Bella chicca alla meta. Ah. Via. Non sono sicuro che riuscirò a fare altro. Sono sceso proprio per ultimo.
peraltro intendevo un'altra vittoria reale. Per stasera sono già contento. Ovvio che se ne arrivano altre, meglio, no? Lì c'è già qualcuno. Ci stanno già scannando come i maialini. Là c'è un altro. Sono atterrato nel posto peggiore. Uffa, non si può dire niente, Lady. Questa è stata top, eh. Ho trovato solamente la pistola lanciaraldi. Ne ho ucciso uno e poi mi sono ucciso anche per me. Porca evaccia. Vabbè, dai. Prendiamola a ridere. Avete finito di sparare? Balliamo, dai. Magico ombrellino. Sfido tutti ad avere un ombrello così quando piove. Ma che cavolo dico? Ruttaiolo. Non ti ci vedo a ruttare, Icari. Non è venuto nessuno qua, ci dovrebbe essere un sacco di roba buona. Facciamo un altro scudo. Ah, poma, mi manca poco, che le ultime
Le ultime due tre live non sono andate bene, mi hanno abbassato la media. Ero vicino tanto poco e stasera ho voluto streamare lo stesso, era molto tardi, c'era poca gente e ho peggiorato la mia media. Non c'è nulla. Qua sono già stato, devo andare dall'altra parte. Vediamo un po' qua di sopra. Cosa c'è di buono? Cavolo è? Però c'è delle munizioni, eh? Sempre combattuto, però lo scudo è meglio. Dati da arresto, ma doppio due medikit, sono meglio di uno. E beh, ti ringrazio del pensiero, Oma. Solo che so benissimo che non è semplice essere presenti quando faccio la diretta io, anche perché, come sai benissimo, ahia, mi sono fatto anche male. Come sai benissimo, vado in onda dopo la Lady, quindi insieme non possiamo farla. Almeno non, meglio non rischiare, quindi per ovvi motivi non si fa, solo in rari casi mi sono azzardato a farlo, ma abbiamo comunque rischiato di far cadere le live. Poi dopo magari c'è caso che me mi laghi perché non ho abbastanza banda e via via, quindi devo per forza tenermi a certe cose. Purtroppo facendo così streamo tardi, ma miracoli li fa nessuno. Facciamo come possiamo, insomma. Quando lo raggiungiamo, insomma, dai, non muore. Qualcun altro direbbe non muore nessuno, lo dico anch'io, dai. Ha la sua importanza, ovvio, ci tengo, ma quando la raggiungo, bene, dai. Devo avere pazienza, del resto non è che posso pretendere, perché comunque a streamare seriamente, diciamo più o meno seriamente, un giorno, quasi tutti i giorni, è dall'inizio di gennaio, quindi sono anche contento sia per il numero dei follower sia per il resto. Ok, ma io non ti voglio di certo rompere le scatole, Foma, dicendoti sono in live, insomma, dai, non ti vengo a cercare o buttare giù, insomma.
Dai, ma guarda te la Madonna. Cavolo fa. Guarda te. Sono rincintrullito. Finisce la benzina. No, ho preso l'unica macchina che non aveva. Cioè la ganascia, ma vai nel Duomo. L'ho fatto fregare. Eccola, senti la Lady che sbadiglia. Ah, non lo so, è un'auto inventata da Fortnite, dalla Epic. Vediamoci di curare. Oh no, è ripartita di nuovo. Vaffan, dai! No, beh, non si sentiva nella live, si sentiva dalla camera alla sala. Ma puttana galera, guardate che roba. Sono fermato a curare, mi sono fatto fregare di nuovo, cioè destino che io non lo finisca, perché se non trovo qualcosa per curarmi l'hanno rovinato. Dai, che cavolo fa? Devo saltare, non sparare. Puttana di quella. A vedere che non ce la faccio, eh. Sicuro come loro, non ce la faccio. Dai, no, ma che fai? Ti blocchi adesso? Ecco, sono morto. Ciao ragazzi, ciao. Con un patacca. Ma puttana di quella. Sarà possibile? Sarà possibile fare delle partite del genere? Mi Madonna santa. Oh, ma tu te ne sei perso, quindi ci ho fatto due o tre, non mi ricordo più. Vittorie reali, che sono praticamente aver vinto la gara. E una così così, una proprio da urlo. E adesso mi sono un po' ammollicchiato. Bisogna che mi metto un attimino. Che mi metto un attimino, ciao ragazzi, ciao! Ciao. Impazzendo.
Chi vuole la chicca? Ci lanciamo? Perché hai preso paura, Nedi? Ma te le mani tutte? Volevi dire te le mangi? Veramente ne ho mangiate due. Vedi, anche il gioco si ribella. E dai, no, eh. Hai fatto il bravo fino adesso, non cominciamo a rompere le paste. Che cavolo? Tutte le volte mi sbaglio. E dai. Chi è che è entrato qui? Chi è che ha lasciato porta aperta? Ah, io. Che coglione. Ciao Roberto, buonasera. Se entri possiamo fare, ho visto che sei entrato, sei uscito, dopo ho pensato che hai rinunciato. Ho aperto il microfono, quindi quando entri possiamo parlare già. Sopra, non sono mica andato, Pure sì, mi ricordo più. Ma sono andato, non ci deve essere qualcosa nel tempo. Ok, perfetto Roberto. Un po' di spudini. Prendila su che la mitraglietta che non si sa mai. Ce n'è un altro? Otto? O su? Ah, era sopra. E che cavolo, volevo provare l'arma. Ma va, fan bagno, io tutte le volte che cavolo combino. Tutte le volte sbaglio il tasto. Ok. Vediamo qua se c'era qualcos'altro, magari.
Direi che per il momento qui è tutto. Ciao Hyperlancer, benvenuto. Ciao, grazie di essere passato. Molto, molto, molto obbligato, ragazzi. Ciao, un salutone da Willy 77. Va bene, va bene. Stasera abbiamo fatto due vittorie reali. Non ci credo neanch'io che fosse così reale. Pollo, due polli. Ciao. Ok, qui non c'è anima viva. Facciamo la fine di prima che mi sono fatto fregare come un pollo, neanche a dirla. Neanche più salire, ce la faccio? Allora, sono controcorrente. È appena finito di lavorare? Wow! Se mi posso permettere, che lavoro fai? Un altro po' di funghetti. Direi che li raccolgo. E non fanno mai male. Ce n'era un altro qua. Ah no. Fare il birichino a quest'ora, eh? Sto parlando col mio PC che sta tentando di laggare. No, no, per carità, così chiedevo, non volevo entrare nel merito. Più di tanto, ho visto che avevi citato che avevi appena finito di lavorare. Pensavo non ci fosse niente di male, ti chiedo scusa. Ok, di buono, ma dove sono finiti tutti? Perché siamo rimasti in 22? Speriamo che non continui così, ragazzi. Mi chiedo scusa, vi chiedo. Abbiamo un momento di lag funesto, non so per quale motivo. Allora, c'è un nemico. Non so neanche io se andarlo a stanare oppure no, non ne ho tanta voglia di farmi del male. Sempre se non è già andato così.
No, non mi legare adesso. Porca puttana. Rettola. Adesso mi ammazza. Problemi hai adesso? Ah, ragazzi. Quando fa così mi viene nervoso, però è andato bene tutto adesso, è andato. Il nostro nemico intanto ha fatto le valigie. Tocca prendere l'automobile. Io ma potevo farlo secco, mi ha lagato proprio in quel momento. Dalla macchina è fuori di testa, è fuori di numero. Dai, eccola, non vedo neanche più niente. Dai, guardate che roba. Via da qua, abbiamo già rischiato abbastanza. E non che ha sparato forse. Vinco pure questa, magari. Una domanda, Hype Lancer. Poi oggi non te l'ho chiesto quando seguivo la tua diretta, ma che gioco era quello? Che adesso non ricordo. Invece di sbagliare io non fuoco. Andiamo via di qua. Si mette male. Si mette male, si mette male. Ah, ok. Grazie dell'informazione, te la volevo chiedere oggi, poi dopo mi sono dimenticato. Hai presente quel biondo scemo con la giacca all'agente Jones? Beh, ce n'è più di uno. E hanno formato Quale una fatto specie di società ammazzare? di scemi. Quindi potremmo portargli delle scorte come offerta di pace e poi cercare potenziali minacce nel loro campo. Deve essere così sta partita. Dai, per favore. Pure io sono più da salato. Ah, ok. Mi hanno massacrato. Allora,
Oddio, qua non c'è nessuno. E neanche... no. Completato un altro obiettivo. C'è un cecchino qua. Dai, però Cristo. A squadre. Solo che non ho trovato il fucile come volevo io. Allora, siamo rimasti in tre, eh? Cavolo! È rimasto in tre e non ha fatto il sistema. Sta lanciando là. Ah, c'è anche la bestiaccia? Cinghiale, poi? Quante cavolo di jump c'ha quello che sta ancora volando? Adesso dai e dai Grazie per il raid, Ita. Grazie mille. Non mi lagasse adesso, però. Beccato. Ciao Vedo Bianco, buonasera, grazie di essere qua.
Ita. Iper gentile. Ok, vado in lobby, Roby. Ci sei ancora? Beh, direi di sì. Ciao Roby, buonasera. Mi senti? Mi sente? Io ti sento, te mi senti? Ok, Sì. allora modifichiamo, siamo già coppie. Io sono pronto, tu sei pronto? Vai, vai. Ok. Non mi aspettavo di trovarti a quest'ora. No, Oh, ma io gioco fino a tardi. visto l'altra sera, sei uscito presto, pensavo dovessi andare a dormire, insomma, dai. Eh sì, perché ho riniziato scuola. Ah, ok. Giustamente, se no dopo, il giorno dopo dormi in piedi. Ma un po'. Hai la live aperta? Sì, siamo in live, siamo, certo. Ma puoi mettere il volume un po' basso, che la sento dalle cuffie. Senti ancora? Better. No, no. Ok. Vai, vai, buttati. Mi sono buttato. Solo che mi sta creando qualche problema di lag. Abbi pazienza. Sì, infatti, ho visto. È andata bene tutto prima, poi un quarto d'ora fa ho cominciato a creare problemi. Quello che dovevo. Vuoi c'è il cecchino. Ok, arrivo. Stavo ruotando una cassa. Cioè, in realtà vorrei giocare al GPS con la mia compagna. Ma è ricompresa, se non la
Vediamo se qua c'è qualcosa. Non è venuto nessuno qua. No, infatti notavo che non è venuto nessuno. Ora io un attimo prendo un quad o qualcosa. Sì. E vado a prendere i guanti, arrivo. Ok. Se ci sono ancora. Sì, sì, no, ma ci sono, ci sono. Beh, se lo sei te, se lo sei te, lo c'è anche qualcun altro che ci sono, immagino. No, no, già li ho trovati. Ah, bene. Io sono in safe. Ok, io sono vicino, ma sto arrivando, sto facendo un po' di materiale e arrivo. Ho sentito spari da qua. Vedo pasti. Dove sono? Volevo lanciargli una granata, non ho fatto il tempo. Non lo prendi medico? No, c'ho lo spray. Ok. Io c'ho sia uno che l'altro a sto punto. Se ti serve lo scudo, hai lo spazio? No, spazio. Ok. Io se vuoi colpi cecchino ce li ho. Allora, qua abbiamo un pollo, dobbiamo andare in safe, siamo al limite. C'è uno Spider-Man in giro, dove sei te. Ok. Sì, sì. Perché ho sentito solo il rumore. Questo è bello, eh? Bello, amore mio. Ah!
Purtroppo la gente non c'è. Beh, comunque siamo rimasti in 30, ancora largo il cerchio, eh. C'è il cecchino blu. Guarda, ti lascio anche i colpi. Te non lo usi? No, ce li ho, però ho un sacco di colpi. Ho capito. Ai, 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 ai. Cecchino d'oro, wow. Spettacolo. È partita la safe, andiamo. No, è Matteo. Ciao. Tu prendi una macchina. Ce la trovo, sì. Cioè, l'ho trovata. E vai con le ragnatele oppure punti in macchina? No, ragnatele. Ok. Ho sentito spare. Io sinceramente no. Vieni, sali in barca. Qua ci sono le fratture. Ci sono... Lascia stare la cassa, lascia stare. No, ma non sono la cassa. Non l'ho proprio visto, non l'ho neanche guardato. Per favore, atterra qua. Sì, per favore, me lo dai giù. Dillo, per favore. Dillo per favore. Dove? Qua in casa. Dillo. Mazzato. Ok. Ci vuole un cecchinato. 90 atterrato. Quanto è ammazzato? Sì, tieni la cura. Ah no, fatti il medikit. Vai, fatti il medikit. Ah, l'hanno aperto l'airdrop, no? No, non l'hanno aperto, puoi andarlo a aprire. Chissà che non ci sia un lanciarazzi dentro. No, però c'è questo qua viola. Lo vuoi il cecchino? C'ho quello. C'ho quello d'oro. Ah no, vabbè, gioco solo di mitragliette e pompa.
Ok. Poi uso anche il cecchino. Ok. Io sono a posto. Hai aperto? Hai trovato niente di interessante? No, no, niente. Non c'era neanche il lanciarazzi? No. Strano, perché non si ti danno i colpi, ti danno, trovi i colpi in giro dei lanciarazzi e però non trovi mai nemico. Morto. Era con l'amico, no? Oh, io ne ho trovato uno da solo, l'ho trovato da solo. Sono in due? No, è rimasto da solo. No, no, qua ci sono delle gente con le ragnatele. Allora probabilmente è in giro da qualche parte. Chi è che sta sparando? Io. Lassù. ¿90? ¿90? Dove cavolo? Dai, qui fuori. Questi qua saranno quelli, quelli forti del game. Guarda, ti spamma. No, lo stavo prendendo. Costruisci. Sta curando. Sì. Vai. Fatto cadere? Ha preso danno. Peccato. La safe è da loro, quindi dai. No, non mi ha preso il cecco. No, vabbè. Se vieni da me pian piano. No. Dove sei? Non ti vedo. È qui, vai giro largo. Se non mi accoppano. Vai tutto alla tua sinistra. Vai, ora sali la collina, veloce se puoi. Profeta, che qui non sale. Sto per morire. Vai. Ora covacciati e vieni qua. Vai. Tranquillo, la safe non ci prende, vai. Fare un cretino. Ce l'hai lo spray? Hai scinto? Un attimo, manca un tavolo. No, vai, tutto pegato d'oro.
Arrivo. Ho tirato uno? No, mi ha beccato a me. Che troia. Vieni. Resta, resta qua, resta qua. Fermo, fermo. Che troia, l'avevo quasi beccato, ma mi ha beccato anche lui. Ce l'hai lo spray? Sì, ce l'ho, ce l'ho. Eh no, c'hanno il lanciagranata. Ce l'ho anch'io. Spammali, spammali. Ma che cazzo? È costruito mentre sparavo. Vittoria reale? Beccato. Bravo ragazzo. Complimenti Roberto. Beh, io devo staccare. Ok, va bene ragazzo, mi ha fatto piacere. Alla prossima. Buonanotte, grazie ancora. Buonanotte. Ok, pronti per una nuova avventura. Sperando che non laghi più. Da solo che in compagnia, dai, siamo andati bene. Devastiamo tutto. Più che altro non che non laghi più come prima. È veramente fastidioso, oltre al fatto che mi hanno rischiato di uccidere 72 volte.
saltando per aria. Facciamo un po' di materiale. Vediamo un po', no, due cucini uguali anche no. A momenti mi faccio ammazzare, appena detto non devo prendere, non devo prendere il latte di benzina. Guarda come brucia. I piloni, sparisce il tetto. Voilà, magicamente sparisce tutto. Vediamo un po'. Funziona. Non è una grande. No, la pompa di benzina esplodi, salti per aria Icari, ce le prendi. Quando colpisci le latte di benzina. Purtroppo l'ho già provato, quindi è abbastanza dannosa la cosa. Vediamo un po' come si è messa la mappa. Ma si è messi bene, là ci sono i cinghiali. Rimanete là, mi raccomando, eh. Ma però sotto il ponte io mi ricordo che c'è sempre qualcosa. Questi non devono essere meglio presi. Quello che gli serve, ci sono 372 latte. Allora questo lo mettiamo un po' di sistemazione. C'è più nulla di qua. Ah no, c'è un forziere qua. La Lady dorme già, dorme? Ci sei ancora, Lady? C'è uno squalo pisquano. Sempre meglio questo dell'altro.
troppo lento là. Ho voluto fare il patacca, ho voluto fare il figo col motoscafo, come dici te. Ci ho provato. Ho esagerato. L'ho provato. L'avevo anche colpito e gli avevo anche fatto i danni. Dovevo tirare dritto per la mia strada, scendere e fargli la festa come si doveva. Ho esagerato. Vabbè. Li riprepariamo. Mentre si preparano bevo un goccio d'acqua, ragazzi, arrivo subito. Ok, ci sono, ragazzi. Pronti?
salutone anche agli ultimi arrivati, chiunque voi siate, un salutone da Willy 77. Questa qui è stata una serata proficua. Sono andato un po' fuori. Sono andato un po' fuori, esagerato. Sempre bello anche il fondale. Carico urgente. Proteggi. Oddio, cos'è che devo proteggere? E la Stottoman 83. Lasciamo in due. Ischia, non ci avevo fatto caso. Questo intanto dai, tieni duro. No, ti ho autoeliminato, non mi ha spostato. Me ne ero accorto, me ne sono accorto troppo tardi. Mi scuso con chi, perché sono ancora in modalità doppia, sono non mi sono tornato in lobby. In fondo al mare non si può andare, Icari. Ah, mi dispiace per l'altro giocatore, c'era un altro giocatore, sono sceso troppo distante, non me ne sono proprio reso conto. Vero, qua non si può entrare. Allora, questo qua non mi serve. Allora, aspettiamo un po' che è meglio. Andiamo verso la lobby che... Oh, che sarà la telecamera? Non ci sono più? Le cavate? No, no, adesso le taglie proprio non mi interessa. Eh?
arrivano i colpi, quello bene. Andiamo qua di sopra, cosa diavolo c'è? Niente di, niente di interessante. L'ho anche trasportato, vedi Icari? Cioè come contento. Allora, lanciamo il sondaggio. Lo uccido o lo lascio morire da solo? Fabri One, grazie ragazzo, troppo gentile, è un mitico. Dove va? Dove vai? Dove vai? Adesso voglio proprio vedere dove va. Da Fabri One, grazie, molto gentile. Vedete, è morto da solo. Ok, stavo guardando. Dov'è che è? Dove diavolo è? Scappato via? Si è nascosto. Ancora Fabri One, mitico. Io me ne vado. Yeah.
Vediamo qua. Per caso un po' di medici. Quanto ci accomodo, gli devo dare una mossa. Allora, questo lo devo cavare assolutamente. Prendiamo queste. Cecchino queste delle bende. Dai, cavolo, erano in due. Peccato. Molto, molto peccato. Ci ripropariamo. Porca Eva, non ci voleva. Ho provato. Ho anche sbagliato perché sono ripartito nella modalità coppie e io sono da solo. Quindi sono in svantaggio. Vediamo chi è il mio socio qua. Dov'è? Dov'è? Abbiamo uno Spider-Man di quartiere. Ma scappi? Andare a scappare o stare con me? Ok, ha lanciato un punto. No, non sono solo Icari. Come puoi vedere in alto a sinistra nello schermo siamo in due. C'è un botto di gente. No. Eh no, mi ha accoppato. Ho fatto un errore grandissimo. Eh già, l'errore più grande della mia vita. Chissà se recupera la mia scheda, adesso stiamo a vedere. La mia scheda, è stato troppo gentile. Sì, molto bello il costume, certo. Veramente bello, veramente bello.
Scusate questo attimo di silenzio, ragazzi, stavo osservando molta mira il nostro amico Spider-Man. Non provo neanche a aprire il microfono perché tanto sicuramente non è italiano, quasi al 200%, quindi io poi dopo l'inglese una cippa o niente, quindi poi dopo difficilmente... riesco a... che c'è? Ritrovato qua. Io veramente stavo andando di sopra. La corona, eh beh certo, le galline si sta sparando. Porca di quella Eva. Sono. Cos'è? È andato lo scontro? Taglia completata, l'ale, eliminata lui. Puro. Dove sei?
Uno l'abbiamo accoppato. Rimasto in 17. Questo qua mi sembra un buon compagno, Icari. Ah sì, si vede la mia diretta? Icari? Finalmente questa è andata.
attaccato. Abbiamo provato. Sono stati più bravi loro. Niente, torniamo in lobby. Ragazzi, per questa live è tutto. Adesso partiamo con un raid. Ringrazio tutti quelli che sono stati con me. Adesso andiamo da Paprika. Andiamo, un salutone. Mi raccomando, lasciategli il follow e seguitela, ragazzi.